Ciao ragazzi, eccoci qui a una nuova video recensione. Oggi voglio andarvi a presentare un'applicazione sviluppata per iPad e destinata, diciamo, ai ragazzi dalla terza elementare in su, potremmo dire. È un'applicazione dedicata a loro e soprattutto comunque ha bisogno di conoscere almeno un po' di inglese. L'applicazione infatti è localizzata nella sola lingua inglese ed è il classico gioco dell'impiccato. Un impiccato fatto però con dei disegni per bambini e con musica appunto in sottofondo dedicata a loro. Essendo chiaramente in inglese, può aiutare i ragazzi appunto a conoscere le varie parole inglesi e a indovinarle come classico gioco dell'impiccato. Il gioco si chiama Balloon World HD e andiamo a vederlo insieme. Il gioco parte subito con... Abbassiamo un attimo la musica perché sennò ci dà fastidio. Eccoci qua. Questa è la grafica principale. Andiamo subito a vedere prima il menu. Il menu non contiene particolari voci. Possiamo scegliere quale personaggio debba essere appeso appunto a questi palloncini. Può essere un canguro o un gorilla. E che tipo di termini vogliamo usare. Quindi vedete nomi di vegetali oppure parole di uso comune, frutta, le capitali e Stati Uniti. Scegliamo queste, va. Vediamo un po' come me la cavo io. In questo momento, come potete vedere, il personaggio che abbiamo scelto è il canguro, o meglio la mamma cangura con il suo bambino, oppure se vogliamo possiamo scegliere il gorilla. Andiamo a vedere, quindi eccolo qui, il gorilla che comunque è appeso ai suoi bei palloncini. Capitale di quattro lettere, molto interessante sarà. Andiamo a cercare, ecco qui, come vedete, anzi, mettiamo un po' di musica, almeno sentiamo anche quando sbagliamo che succede. Ecco qui. Andiamo a cercare qualche, ecco qua. Vediamo un po'. Aiuta. Ecco qui. È molto utile proprio per imparare, come vedete, oltre che le parole, comunque anche gli stati e le capitali statunitensi o comunque come si dicono i vegetali in inglese e quant'altro, è chiaramente destinato ai più piccoli, anche se possiamo dire che nelle mie esercitazioni, insomma, qualche parolina non l'ho indovinata, anche perché poi dipende, come al solito, anche con il gioco dell'impiccato non sempre si arriva facilmente. Poi i termini inglesi con i non è poi così semplice. Possiamo comunque chiedere, come potete vedere, un aiuto al gioco stesso e viene comunque fatto esplodere un palloncino. Chiaramente, finiti i tentativi, il nostro personaggio poi andrà a cadere. Vediamo un attimino se ne troviamo, se riusciamo a trovare qualcos'altro. Appunto. A questo punto è il Montana. Ecco qui, come potete vedere, non è particolarmente complesso, è il classico gioco dell'impiccato, ma che comunque può essere un buon modo per esercitarsi, per far esercitare i nostri bambini, sia con i termini inglesi che in questo caso con le capitali. Quindi andiamo per esempio adesso a prendere un'altra tipologia, scegliamo vegetali. Ecco qui. Molto lunga perché abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 lettere. Cerchiamo di trovare, anche se la vedo difficile perché è molto lunga, appunto. Poi, vabbè, a questo punto facciamola morire. Ecco qui, appunto, non l'avrei mai indovinata sinceramente come parola. Questo è il gioco, come vedete, non è particolarmente complesso, ma che comunque per i nostri bambini può essere un ottimo modo ripeto, per esercitarsi con i termini stranieri. Io lo consiglio a chi comunque ha dei ragazzi che vanno a scuola, semplicemente almeno così, oltre che passare il tempo con la nostra tavoletta, avranno la possibilità di esercitarsi appunto con una lingua che ormai è obbligatorio sapere e che quindi facciamo esercitare fin da ragazzi.
null'altro su questa applicazione perché non è particolarmente complessa. E quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima.